grazie. Benvenuti in questo nuovo video di Nick Giù. Ormai siamo di casa qua a Comacchio. Siamo a Comacchio, esatto, per Carnevale sull'Acqua. Vedrete il video prossimamente. Volevamo fare uno spacchettamento dei Skipidol, ma che vedrete anche questo prossimamente. Abbiamo visto la prima uscita di questa collezione qua di libri inediti del TV, sorrisi e canzoni. Nessuna pubblicità su internet, esatto, TV, cioè perlomeno noi non l'abbiamo vista. Le incredibili storie delle stelle dello sport, prima uscita dedicata a Yannick Sinner. Vediamo poco, tutta l'opera, numero uno del mondo, esatto, e come composto il libro. Sono curioso se a fumetti, esatto, c'è una storia, tutta l'opera, perché abbiamo tutti i campioni internazionali. E la prima uscita solo 1,99 euro, prezzo spettacolare. Vamos. Vai. Eccoci qua con questo, opera inedita, totalmente inedita per noi. Ma che bella è la copertina. Fateci sapere nei commenti se voi conoscevate dell'esistenza e dell'uscita di questa opera. Io definirei opera. 1,99 euro. Esatto, il primo volume. 1,99 euro più il prezzo della TV Sorrisi e Canzoni che noi abbiamo acquistato. Ma adesso non iniziamo a fare Mondadori. Farlo vedere. Della Mondadori, esatto, quindi anche la qualità dovrebbe essere abbastanza elevata. Vediamo, le incredibili storie delle stelle dello sport, anche il bordino molto bello, Yannick Sinner, stella, simbolo della Mondadori. Uscita al numero 1, come Sinner è il numero 1 del tennis mondiale, giustamente. Mentre ci stavano dando le carte di Skipidol, abbiamo visto questa alle, esatto, spalle, ci ha colpito e subito. Il prezzo anche, soprattutto, molto buono per essere, sì, un libro, 1,99€. E senza pensarci su, l'abbiamo preso. Già la copertina 1,99€ li vale. Sì. Perciò... molta molta roba. Prima di staccare andiamo a vedere un attimo il retro, di copertine, un po' di anteprime. Esatto, quando i campioni sono magici come le favole, storie di sogni, coraggio e grande amicizia, grande Gianluca Vialli, libri inediti. E qua abbiamo alcuni dei libri che possiamo trovare, non so se sono tutti, comunque abbiamo, no, Vialli, Bevevio, Yannick Sinner, secondo me Lionel Messi e Federica Pellegrini. Infatti qua dici Pellegrini, Paolo Egon, Paolo Egon, ragazzi, Mohamed da lì e tanti altri, mamma mia. Comunque spero che all'interno avrete qualcosa, sì, che ci spieghi la collezione. Qua leggevo prima, mentre lo acquistavamo, che c'è scritto che dalla prima uscita 1,99€, dalla seconda 3,99€, dalla terza in poi, se non sbaglio, saliamo esatto, a 7,99€. TV Sorrisi e Canzoni, come dicevamo prima, uscirà ogni volta con TV Sorrisi e Canzoni. Storie di sogni, coraggio e amicizia. Questo è uscito il 7 giugno, mi sembra. Mi sembra di sì, 7 giugno. L'avevamo visto. Da qualche parte l'abbiamo visto. Adesso lo andiamo a trovare. Dove l'abbiamo visto, Giulio? Chi si ricorda? Vabbè, comunque sì, il 7 giugno. 7 giugno. Però, come dicevamo, noi ce ne siamo accorti solo ora perché. Eccolo qua, scusate. Le grandi raccolte Mondadori numero del 7 giugno, appunto. Numero delle uscite? 40 c'è scritto 40 qua, ragazzi. Quindi mamma mia. Chissà se c'è Roberto Baggio. Sono curioso. Andiamo anche a conoscere l'opera. Se il, diciamo, la qualità è buona, 7,99 euro dalla terza uscita, non è neanche tantissimo, tantissimo esagerato, diciamo. Sì. Che per un libro, se è fatto bene. Qua troviamo un'anteprima del libro. Copertina rigida. Sì. E andiamo appunto a questo punto a scoprire questo, sì, libro. Non so se chiamarlo libro. E soprattutto il piano dell'opera. Un documentario. Cosa vediamo? Dovrebbe essere il piano dell'opera, vediamo. Ma secondo me lo chiamerei più tipo un racconto biografico. Biografico. Perché parliamo un po' della storia. Chi si abbona lo sconto. Ah sì. Come al solito. Però vediamo se ci sono le prossime uscite. Incredibile storia dello sport, Pellegrini, Messi, Bevevi, i prossimi tre volumi solo 6,90€. Sono loro da adulti e da bimbo. Quindi la sua, sì, una storia biografica da piccoli e da grandi, secondo me. Vediamo se abbiamo tutte le uscite, eccole qua però. Qua se si legge qualcosa. Qua si legge qualcosa? Lewis Hamilton, Serena Williams. Forse è meglio fare così, sì, no? Serena Williams. Lewis Hamilton, Michael Jordan, Diego Armando Maradona, Valentino Rossi, Alex Zanardi, Gianluca Vialli. Mamma mia, ma è spettacolare, ragazzi, questa cosa. Sono solo nomi. Guardate quella di Bevevio, grandissima. Sappiamo la storia che l'ha colpita fin da piccolina. Sì. E qua per fare l'abbonamento. Però vorrei proprio un... Eccole! Ragazzi! Bevevio, Lionel Messi, Federica Pellegrini, Gianluca Vialli, Alex Zanardi, Valentino Rossi, Diego Armando Maradona, Michael Jordan, Lewis Hamilton, Serena Williams, Ayrton Senna, Nadia Comensi, Cristiano Ronaldo, LeBron James, Mohamed Ali, Andrea Gassi, Pelé, Jess Owens, Martina Navratilova, Gino Bartali, Valentina Rezzali, Francesco Totti, Pietro Mennea, Paola Egonu, Roberto Baggio, volume 26.
Magic Johnson, Walter Bonatti, Simone Beers, Abebe Bikila, Giovanni Soldini, Tommy Smith, Niki Lauda, grande della Formula 1, Juri Scecchi, Rena Kanokogi, Carla Fracci, Garri Kasparov, Fausto Coppi, Jusra, Mardini e Dick Fosburi. Mamma mia, mamma mia. E quindi c'è anche il Divin Codino, che purtroppo è stato colpito da poco, da un terribile fatto. Clamoroso. E con questo video diciamo di tenergli anche la nostra vicinanza. Quei cinque delinquenti maledetti. Esatto. Che hanno... C'è una grave mancanza, ma forse posso capire. Chi? Di Michael Schumacher, forse per quello che l'ha colpito, per quell'incidente. Probabilmente sarebbe stato brutto sì. metterlo sopra... Sì. La storia. Un grande allora, Michael. Che in realtà abbiamo anche Ayrton Senna che... Nel volume numero 12. Comunque, comunque morti se vi piace questo video, facci vedere perché alcune uscite ve le porteremo sicuramente. Assolutamente, ragazzi. C'è scritto quando usciranno il più giorno. Più di uno, più di uno. Però se, se esce ogni settimana, calcoliamo sì. tipo Roberto sì, Baggio sì, per sì. la 26 settimane. Baggio ve lo porteremo sicuro, ma anche molti sì, altri. Sì, anche molti altri. Senna. Magari Hamilton, Senna. Hamilton. Sì, ci sono tanti molto interessanti. Sì, molto. Se vale la pena, ve li porteremo. Se vale la pena ve li porteremo perché leggiamo un po' il retro. Promette bene, esatto. Yannick Sinner, che l'abbiamo molto a cuore. Numero uno, l'hai detto che è numero, sì, uno, numero grande, uno. Grande Yannick. Lo dicevo prima quando dicevo che è il primo volume, come lui che è il primo okay, al mondo vai. Nella classifica ATP. E quando state guardando questo video, oggi andrà a difendere il titolo. Cioè andrà a difendere il titolo, andrà a conquistare il titolo in finale dell'ATP 500 in Germania dalle in preparazione allo sulla slam testa un cespuglio di Riccioli Rossi. Riccioli Rossi spesso sopra no sgranocchia carote a bordo campo, è vero, è vero. Lo avrei visto saltellare con una racchetta da tennis in mano. Hai capito chi è? Si chiama Yannick Sinner, la sua specialità è vincere, è forte e sa quello che vuole, diventare numero uno al mondo. Questo è stato scritto allora prima di diventare numero uno al mondo, perché sì. ce l'hai fatta, caro Yannick. Grande Yannick. Una cosa più di tutte, però, le rende speciali. Yannick è un campione gentile, vince con i sorrisi e tende sempre la mano all'avversario, anche se in campo gli dà del filo da torcere e lo fa correre a perdifiato. Ecco l'incredibile storia di come è diventato una stella bellissimo, dello sport. Spettacolare, già ragazzi. Fa venire i brividi solo i brividi. La trama, diciamo. E secondo voi perché hanno fatto arancione qui dietro? Beh, carota. La carota, ragazzi. Carota Boys, tra l'altro i fan di Sinner, e ora? Che seguiamo sempre e che salutiamo se magari il guarda il nostro sorriso. Sempre col sorriso. Vediamo come è realizzato. Sì, l'incredibile storia dello sport. Già la copertina è molto bella, come dicevamo prima, con questo... fumetto, Sinner a fumetto, qua un baby Sinner, e a pensare che, come penso dirà anche all'interno, Sinner era predestinato a diventare campione del mondo dello sci, invece lo è diventato in uno sport totalmente non diverso. Non so perché è stato così poco sponsorizzato, io non ho visto niente. Però eppure... purtroppo sì, però cioè un album di figurine di tennis sarebbe la cosa migliore, noi lo chiediamo da un botto di tempo. Un sacco di tempo, però allo stesso tempo capiamo che è molto difficile prendere diritti dei tennisti. Vince la gentilezza, infatti lui è un grande. Un grande. Riservato, non montato, ragazzi, no. come molti. Purtroppo. Ha rifiutato Sanremo, esatto. per soldi, grandissimo. Giusto lo ammiriamo. Yannick Sinner. Vai. Partiamo con la storia, eccolo qua. Piccolino, già un baby Yannick che si mangia le carote. Mangio spesso carote e ho sempre in testa un berretto da cui spuntano i miei riccioli rossi disordinati. Tenere a bada questo cespuglio di capelli è un bel guaio. Andiamo su giusto sta pagina, dai. Allora, segnatevi questo video e la data di uscita di questo video. Se mai nella storia del nostro canale riusciremo a far filmare questo libro Attenzione. A Yannick Sinner, non so cosa potremo fare. Non so cosa potremo ci facciamo fare. I capelli rossi. Capelli rossi, vai, e per capelli... una settimana. No, ci dipingiamo con lo spray i capelli rossi in un video. Vai. Vi hanno detto tutto. Segnatevi... Vai. Esatto. Segnatevi questo video, fate le clip, tenetevele il nostro... E fate arrivare questo video a Sinner. Dai. Se volete vederci con i capelli rossi. Dai, sfogliamolo un po' velocemente. Eccolo, come vi dicevo prima, che era predestinato a diventare incredibilmente. Più le immagini che l'ha scritta, se no dai. Sulle sue amate Dolomiti. Bellissimo. Che ci torna spesso, è tornato sì, anche da poco nel suo paese, là a Sesto Pusteria, vicino a San Candido, nelle Dolomiti. È tornato e da poco. E chissà che non ci andiamo noi a lui da lui. Magari. A Sesto Pusteria. Questa è la famiglia, il padre... è uno chef, proprietario di un hotel, il fratellastro, la mamma, sì, che hanno anche un hotel là da bellissimo. Loro. Bellissimo.
Eccolo qua, un baby Yannick. Questo è stato il primo mister? No, è Ah, nonno. il nonno Joseph, vedi, ve lo faccio vedere qua, nonno Joseph. Per avermi accompagnato agli allenamenti per anni. Cioè, secondo me questo, se lo leggi tutto, è quasi emozionante, Sì, secondo me. infatti. Perché fa capire che nella vita, se ti impegni, arrivi dappertutto, puoi Sì. arrivare dappertutto. Vabbè. Tranne a fare delle palle arancioni, perché non Sì, dai. capire. Delle arance invece delle palline da tennis, però vabbè, ci sta, dai. Qua abbiamo Yannick sognatore, Sì, sognava? sì. Tutti Sognava di vincere. quegli sport. Beh, non è che è saltato una pagina, no? No, credo siano spesse. È spesso, ok. Eh sì, perché come dicevo prima, era predestinato a diventare campione di sci e dove era posizionato il suo logo di nascita era molto Infatti, favorevole a diventare sci. campione di sci. Invece, se leggete bene la sua storia, lascia casa molto presto per andarsi ad allenare in Liguria. E Non ha. A addirittura vi racconto un aneddoto: è venuto ad allenarsi anche in provincia di Bologna, a Imola. Imola, Quando ha iniziato ad sì. allenarsi in nazionale, è venuto ad allenarsi a Imola. No? Non ha i numeri delle pagine? No, ma è più bello, dai. Sì. Qua cosa abbiamo? In treno? Oh, Sì, vabbè, io anticipo leggi in tutto. treno. Quando a 13 anni ha voluto andarsene di casa per andare a imparare a giocare. Scusate, ma anticipo tutto. Si diventa grande in fretta Spettacolo. quando bisogna fare scelte difficili. Ecco la Praticamente mia. stiamo vedendo il cartone animato ogni libro, Esatto, a dai. 13 anni ho dovuto lasciare la mia famiglia per dedicarmi alla preparazione sportiva con i migliori allenatori. È emozionante, Giulio, incredibile, spettacolo. Che emozione è stata per me, la prima volta che ho visto il mare. E giustamente là in Si montagna dovevo portava dagli vedere spogli. il mare. Spettacolo, C'erano spettacolo. insetti tuffi, quindi impara. Eh sì, perché non aveva mai visto il mare là in Poteva fare anche montagna. tuffi allora. Tuffi, Eccolo sci. che Eccolo cresce. qua, ragazzi. E a pensare che nel giro di La due palla anni. arriva, lui già la sente, si gira. Nel giro di 2 anni ha scalato più di 100 posizioni e ora lo troviamo in testa. Prima volta per un tennista italiano e nella storia, lo rimarrà per sempre. Ha solo l'età di poco più di 20 anni, quindi ha una Bella carriera qua. intera davanti. Probabilmente Qua negli spogliatoi, sì, però sono. sì, subirà anche ovviamente le prime delusioni. Col Beh, tempo le abbiamo viste, no, non abbiamo è mica visto facile l'ultimo subito. anno l'uscita al semifinale di Wimbledon. L'infortunio. Diversi infortuni anche purtroppo che l'hanno. Oh. Questo è Carlos Alcaraz, sì. Questa è una sfida che abbiamo visto a, se non Vinci il sbaglio, torneo, io faccio il tifo per te. potrebbe essere che sia di Toronto, quando si sono ospitati o l'anno scorso, 2 anni fa, in semifinale. Sinner Alcaraz, Sinner lo batté forse per la prima volta della sua carriera e vinse quel torneo come suo primo ATP 1000 Masters. Bellissimo. L'illustratore c'è scritto chi è? Perché mi No? piacciono proprio le Sì, illustrazioni. molto Cosa bello. fine. Complimenti Qua all'illustratore. il suo vestitino bianco che l'ho accompagnato alla semifinale di Beh, Wimbledon. classico. Infatti, no, a Djokovic, la sfida con Djokovic alle ATP Eccolo Finals. Djokovic, vedi? L'abbiamo visto dimostrare tantissimo l'anno scorso alle ATP Finals, incredibilmente. Bellissimo. Arrivare fino in finale. Questo bacio Oh. qua non lo scorderemo mai, almeno credo io, poi non Qua sarò. che si rilassa con la musica prima del Prima del suo baciare primo il primo grande trofeo. slam, gennaio 2024, Sinner vince l'Australian Open, Oh, la playlist, vediamo la sua rimontando. playlist. La playlist per le partite inizia Lose con Lose Yourself. Yourself di Eminem, continua con Builder in Cup si di Sido e finisce con i Queen We e are We the Are the Champions. champion. We are the Giustamente, champion. Vabbè. giustamente. Non cantiamo se non ci dai Sperando copyright. sempre di poter cantare anche alla fine della partita. Cantiamo talmente bene che potrebbe darci copia, giustamente. Sì, Siamo d'accordo, siamo d'accordo. Questo bacio, che come dicevo prima, non lo dimenticheremo mai, Vai, rimarrà vai, vai. nella storia del tennis con quando baciò la coppa dell'Australian Open che La vinse pasta al contro Daniel pomodoro, il Medvedev. suo cibo preferito? Un'altra cosa che mi piace Pizza, fish, sushi. mangiare, soprattutto fish and chips. Ah, quindi gli piace neanche il cibo spazzatura, diciamo. Diciamo, Però è dai. giusto così, Beh, cioè, sì, ragazzi, è un dai. umano. Uno sgarro ogni Un piccolo tanto, sgarro, anche dai. perché non mi sembra di non vederlo in forma, sinceramente. Non mi sembra che abbia problemi Bello alto, magro. di forma. E Voilà! voilà! Guardate che Quando bello. fai un bel colpo sorridi, me lo dice il mio coach, io provo a farlo sempre, anche quando sono nervoso o sotto pressione. Mi piace sta cosa che è stato proprio lui il numero uno, mentre Sì. nel momento che diventava numero uno. Ma in realtà non è tanto il perché numero uno, metterlo numero uno, ma la sua storia. Cioè, comunque è un ragazzo che ce ne dovrebbero essere tanti, secondo Anche me. Coppi interessante, il ciclista. Secondo me ce ne dovrebbero essere tanti in Italia di ragazzi come lui, Sì, sinceramente, per un infatti. futuro migliore, perché al momento non c'è da dirgli nulla e speriamo che possa rimanere così per sempre. Secondo me come fatto Ah, i Carota Boys! piacerà anche a Stefano sto Sì, libro. infatti,
Soprattutto Carota anche... Boys, perché Carota Boys, dillo tu? Vabbè, Sinner, capelli rossi, cibo preferito Carote. Come si potevano chiamare i tifosi? Carota Boys, Carota che come Boys. Dicevo prima, salutiamo, non si sa mai, guardi i nostri video. E riceveranno un tag su Instagram quando uscirà questo video. Li taggeremo, non si sa mai. Sì. Che hanno tra l'altro scritto anche loro un libro da poco, i Carota Boys. E qua, sempre quando ha vinto, non so se l'Australian Open oppure quando ha vinto Miami quest'anno. Potrebbe essere Miami. Dalla mia incredibile storia ho imparato che ogni successo vale di più se lo vivi con gentilezza. Perché ogni gara è un percorso di squadra. La cosa più importante che puoi fare è sorridere durante tutto il viaggio. Grande. Anche qui abbiamo la collana. Ok, dai, ottimo. Bellissimo. Vediamo l'illustratore, sono curioso, lo vedi? Illustrazioni. Alessandro Benigno, grande. Complimenti, Alessandro Benigno. Benigno, la collana bella. E questo è il sfondo finale. Lo sfondo finale. Opera, ragazzi. Ragazzi, cioè, per il prezzo 1,99€, ma anche se fosse stato 7,99€, li valeva tutto. Li vale tutto perché copertina rigida. Se siete appassionati del tennis, poi soprattutto in questo periodo qua, ragazzi, non si può far fuggire, a mio parere. Spettacolare, bene, emozionante, lo leggerò tutto perché è incredibile. Sì. Fa capire come poterci credere veramente nella vita. Sì. Complimenti Yannick, complimenti a TV Sorrisi e Canzoni per questa iniziativa e alla Mondadori. Soprattutto alla Mondadori, bravo. Ebbene ragazzi, possiamo andare ai saluti con un bellissimo ace. Vai, facciamo un bel ace. Bene ragazzi, da Yannick Sinner, TV Sorrisi e Canzoni e Mondadori, tutte le stelle dello sport e tutto. Che opera, che esatto, opera. Ripropongo i miei complimenti a TV Sorrisi Canzoni e Mondadori. Bello, per questa bellissima iniziativa. Fateci sapere se anche a voi è piaciuta, perché probabilmente, almeno se fosse solo per noi, ve lo porteremo. Bisogna vedere se a voi piace, giustamente. Sì. Altrimenti lo acquisteremo solo per fatti nostri. Però se a voi piace, ve lo porteremo ovviamente. Come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella, lasciare like al video, commentare questo video, seguirci in social, link in descrizione. Se volete potete abbonarvi al canale a prezzi bassissimi, sbloccare tantissimi vantaggi. E se volete potete acquistare su Amazon il diario collezionista, il diario del fantacalcio, il diario del password e il diario della Formula 1. Link in descrizione per tantissime maglie a prezzi bassissimi, Magliaco e NG, sconto del 10%. Credete sempre ai vostri sogni, ragazzi. Ciao ragazzi! Mai abbandonarli, ciao!